Buonasera a tutti, conferenza stampa Emma Villasso Bettiana, la conferenza per dare il benvenuto ufficiale, per presentare ufficialmente Coach Montagnani alla stampa. Benvenuto, Coach. Benvenuti a tutti voi. Ciao coach, buon pomeriggio anche da parte mia. Ti abbiamo conosciuto da avversario, ora sei coach dell'Emma Villas UB Siena. Io darei subito la parola a tutti i giornalisti che sono presenti e che ringraziamo per la presenza. Allora, partiamo con un primo giro di domande con Simona Sassetti di Radio Siena TV. Ciao Simona. Sì, salve a tutti. Volevo chiedere al coach come è stato il primo incontro con la squadra e poi anche un'altra domanda, un suo commento su Simone Parodi che abbiamo visto si sta allenando tuttora con i bianco-blu, ecco come lo sta valutando, cosa ci dobbiamo aspettare. L'incontro con la squadra è stato positivo, sono stato avvantaggiato anche dalla conoscenza che ho diretta con alcuni giocatori e anche con altri per averli incontrati tante volte da avversario. Ho cercato di portare positività e portare entusiasmo. Perché in questo momento la squadra, dopo queste 3 partite, chiaramente è un po' in sofferenza. Quindi tutta la concentrazione è nel ritrovare serenità, nel dare un'ulteriore aggiustata all'organizzazione. Per quanto riguarda Parodi è qui con noi, chiaramente non è ancora, disponibile per il gioco. Però lo monitoriamo giorno per giorno. Il suo è un percorso che appunto valutiamo giorno per giorno. Insomma, lui viene da una inattività, non è al 100% della forma e quindi va valutato con il passare del tempo. Diamo la parola a Lorenzo Vullo della Gazzetta di Siena. Ciao Lorenzo, buon pomeriggio anche Sì, buon pomeriggio a tutti e ben arrivato mister. Volevo chiederle che idea si era fatta della squadra, come mai queste 3 partite, 3 sconfitte e come ha trovato la squadra in questi primi giorni, insomma. le ho viste comunque tutte e tre, quasi tutte e tre in diretta, quindi ho avuto modo, insomma, di vedere che cosa succedeva in campo. È chiaro che nessuno si aspettava questo inizio, però ormai questo inizio è andato. Stiamo studiando tutto quello che è successo, i numeri, le varie situazioni per cercare di migliorare, cambiare se è necessario cambiare qualcosa. È chiaro che non potremo fare tutto alla svelta. Abbiamo bisogno di un po' di tempo, però l'impegno che stanno mettendo i ragazzi è massimo, si stanno allenando tutti al massimo, ma da questo punto di vista devo dire che non c'erano problemi nemmeno prima. Non mi sembra che mi sia stato raccontato che i problemi fossero di impegno o di insufficienza nell'allenamento. Questo è un gruppo che lavora, quindi diciamo per me sarà più facile portare eventuali cambiamenti, eventuali aggiustamenti. Tutto quello che c'è di buono lo teniamo, tutto quello che non ha funzionato cerchiamo di migliorarlo. La squadra è un po' scossa perché nessuno si aspettava di essere dopo 3 partite in questa situazione. Adesso dobbiamo riportare tranquillità, dare l'input giusto ai ragazzi in questo momento è semplicità, è fare poche cose ma farle bene, cercando di mettere da una parte i difetti e di esaltare i nostri pregi, come un po' sempre hanno fatto le mie squadre. Questo è un po' il mio sistema, la mia filosofia, cioè tanto i difetti tutte le squadre ce l'hanno. È più bravo chi riesce a mettere la polvere sotto al tappeto e quindi i difetti ci saranno, cerchiamo di limitarli al massimo e di esaltare tutto quello che di buono c'è in ogni squadra e sicuramente c'è qualcosa di buono in questo Emma Villas. Diamo la parola a Emanuele Giorgi di Siena News, tra l'altro è alla sua prima conferenza con noi, quindi lo ringraziamo per la presenza. Ciao Emanuele, buon pomeriggio. Buonasera coach, buonasera a tutti. Volevo solamente chiedere se avete parlato con la proprietà, con la dirigenza, di prospettive, di che orizzonti ci sono,
obiettivi, e anche perché comunque fra pochi giorni c'è subito una trasferta difficile, quella di Mondovì. Allora, io ho parlato con la società. In questo momento noi dobbiamo ritrovare, anzi trovare competitività. Dobbiamo far sì che questa squadra giochi. Poi, una volta che abbiamo rimesso in piedi un gioco, vedremo gli obiettivi. In più, tutti sapete che, perché questo è già uscito, insomma, ci sarà l'arrivo di un nuovo giocatore che sarà da inserire nei prossimi giorni, un ragazzo giovane russo, quindi dovremo inserire lui e scoprirlo anche, insomma, come si può inserire nel nostro sistema di gioco, nel creare un sistema di gioco che lo comprenda. Quindi poi, quando saremo a regime con tutti i giocatori della rosa disponibili, poi ci aggiorniamo sugli obiettivi. Insomma, adesso c'è da pensare una partita alla volta, e soprattutto questa di Mondovì. Ecco coach, prima del secondo giro di domande, cosa dire allora della prossima partita non semplice in trasferta a Mondovì? No, non sarà semplice perché noi ora stiamo pensando soprattutto dalla nostra parte del campo a fare bene le nostre cose, a cercare di trovare sicurezze nel nostro sistema di gioco. Non è facile in quattro allenamenti, e poi dall'altra parte troviamo una squadra che con il nuovo opposto, la prima partita ha giocato senza opposto, poi dopo la prima ha giocato con questo ragazzo giovanissimo di 2,15 m, Kelvin Arinze, che effettivamente sta macinando una grande quantità di punti. Quindi noi dobbiamo guardare assolutamente dalla nostra parte, e poi dare un'occhiata anche a quello che succede e cercare di limitare il più possibile questo loro punto di riferimento. Quindi è una partita, si giocherà sì con la tecnica, ma insomma ci vorrà molta calma, molto sangue freddo, e insomma di essere sereni quanto più possibile. Andiamo con un secondo giro di domande. Allora, Simona Sassetti. Allora, anch'io avrei due domande come all'inizio. La prima: ogni volta che viene cambiato un tecnico ci si aspetta subito risultati, cioè almeno fin dalla prima partita che viene fatta dal nuovo tecnico, quindi si sente un po' la pressione e la responsabilità di dover per forza fare risultato. La seconda domanda invece è per capire meglio. Lei ha detto che fra pochi giorni ci sarà l'arrivo della banda russa Kuznetsov. Ecco, cosa significa fra pochi giorni? Ce lo vedremo già nel prossimo match, lo vedremo dalla prossima settimana. E poi su Parodi lei ha detto che è da valutare, cioè sta valutando. Volevo capire se stava valutando Parodi o la società. Allora, tre domande. La prima: il primo che vuole vincere le partite sono io, indipendentemente dalla pressione e la responsabilità. Io faccio questo di lavoro, di hobby, ho la pallavolo, e quindi tutta la mia vita è sulla palla a volo, quindi arrivo la domenica e voglio vincere. Pressione, non pressione, responsabilità, cioè proprio la sconfitta mi dà malessere fisico, quindi ho da vincere le partite, da mettere in campo la squadra migliore per vincere le partite. E neanche in questo momento c'è tanto tempo da pensare alla pressione, alla responsabilità. È chiaro, tutti i giocatori, diciamo, avranno una scossa da quello che è successo, ma dobbiamo essere lucidi, e i ragazzi devono essere lucidi, che non devono assolutamente farsi prendere dalla foga, devono essere lucidi e pensare a quello che stiamo facendo questa settimana. Per quanto riguarda Ivan Kuznetsov, non sappiamo ancora, per ragioni burocratiche, quando sarà a disposizione. Chiaramente appena arriverà valuteremo se è allenato, può stare in campo senza rischiare nulla, perché è il nostro straniero, quindi se sarà allenato, sarà a disposizione, avrà il numero di palloni sufficienti per essere performante in campo, io lo butto in campo. Per quanto riguarda Parodi, no, la valutazione su Parodi è puramente dal punto di vista della forma, dal punto di vista della sua condizione fisica, e è una valutazione che va fatta, sì, certamente da parte dello staff tecnico e da parte dello staff medico e fisioterapico insieme alla società.
Dal punto di vista tecnico, Parodi è un giocatore che lo scorso anno, seppure in due periodi differenti, ma ha vinto la A2. Quindi non lo scopriamo noi, non lo scopro io, dal punto di vista tecnico è un giocatore importante, importantissimo, con un vissuto incredibile, quindi però va valutato, lo dobbiamo valutare, lui stesso penso abbia tutta l'interesse di stare bene fisicamente per poterci dare una mano, insomma, e giocare a pallavolo e divertirsi a giocare a pallavolo. Allora torniamo ad Andrea Sbardellati. Sì, grazie Gennaro. Un paio di considerazioni con l'allenatore. Allora, la prima è relativamente al lavoro svolto finora da coach Tubertini, 3 partite, però tutta la preparazione dietro, quindi la squadra non può in una settimana ripartire o cambiare radicalmente quello che è il suo contesto, anche il suo modo di giocare. Qualche cosa dovrà essere naturalmente riprodotto, questo succede in tutti i subentri, in ogni sport. E poi... Allora, cerchiamo in questo momento noi dello staff tecnico di avere l'approccio un pochino più scientifico possibile, perché sennò a volte ci facciamo prendere dall'aspetto morale e non va bene. Adesso stiamo analizzando, abbiamo già cominciato a farlo, insomma, che cosa possiamo migliorare in poco tempo. È chiaro che se c'è qualcosa c'è qualcosa che andava bene in questa squadra, lo sfruttiamo, non è che io arrivo e cancello tutto quello che è stato fatto. I ragazzi tra l'altro stanno bene fisicamente, qualche acciacco, ma insomma i ragazzi stanno bene fisicamente, quindi da questo punto di vista diciamo abbiamo una sicurezza. In alcuni fondamentali, seppur fra alti e bassi, questa squadra ha fatto vedere buone cose. Adesso c'è da recuperare la serenità di qualche giocatore, da organizzare alcuni aspetti del gioco che effettivamente come costante in queste 3 partite non sono andati bene, e quindi lì è quello che è su questo aspetto qui che stiamo lavorando in questi giorni, chiaramente dando più possibile supporto anche dal punto di vista della serenità ai ragazzi. Seconda domanda è il contesto dell'Emma Villas, che riguarda una società che ha fatto la Superlega, una società in crescita che diciamo nella collocazione del panorama della pallavolo italiana si era collocata sempre una squadra, una realtà importante nella Serie A2. Ecco, c'è questa idea, immagino, questa prospettiva di rientrare a ritornare in quell'ambito che è stato un po' il punto che è stato un punto di livello che ci ha diciamo garantito l'Emma Villas in questi ultimi anni. Assolutamente, cioè se è stata fatta una mossa del genere dopo 3 partite vuol dire che la volontà della società è di fare di tutto per ritornare a un buon livello della Serie A2, assolutamente, cioè, ma anch'io, io non è che sono qui a... Io voglio che la squadra viaggi nell'alta classifica, voglio che la squadra, spero che Ivan Kuznetsov sia un giocatore che faccia la differenza, e voglio costruire una squadra che sia difficile da battere per tutti. La volontà della società e del presidente Bisogno è quella di essere un punto di riferimento per tante persone e per quasi tutto il campionato di A2. Quindi l'intenzione di ritornare in alto è chiara, è stata manifestata a me, dal presidente e da Fabio Mechini, quindi siamo tutti sulla stessa lunghezza d'onda, vogliamo ritornare in alto il più velocemente possibile. Quanto competitivi non lo sappiamo, lo scopriremo quando la squadra sarà a regime, e quando la squadra giocherà una bella partita allora vedremo il nostro livello e poi diremo ok, possiamo arrivare qui, possiamo arrivare in un altro posto, per quest'anno non saremo competitivi oppure per quest'anno proviamo ad arrivare in fondo. Adesso
tutto è nella ricostruzione morale e tecnica di questa squadra, negli aggiustamenti che devono essere fatti per tornare competitivi. Allora, diamo la parola a Augusto Mattioli, adesso ti vediamo benissimo, Augusto del Cittadino Online. Ciao, buon pomeriggio. Dicevo, una curiosità sul coach, nel senso, lei dall'alto della sua esperienza, parlo in generale, quanto è difficile per un allenatore che non ha fatto, che non ha partecipato alla formazione della squadra, subentrare, ecco, perché l'ho sentito, insomma, qualche difficoltà c'è. Non è una situazione facile, perché ogni allenatore vorrebbe costruirsi la squadra secondo le proprie idee e secondo le cose che gli piacciono di più. Adesso io sono nella posizione scomoda di valutare anche il lavoro che ha fatto Lorenzo Tubertini, e devo dire che, cioè, non è una cosa che conosco e con cui ho un buon rapporto, però io in questo momento lo devo fare, devo vedere che cosa posso migliorare, che cosa devo cambiare anche. Solo che non lo posso fare ora con una ruspa, con un bulldozer, distruggere tutto. Io devo mettere poche cose alla volta, dare sicurezze, perché ora in questo momento, ragazzi, quando i ragazzi si allenano è parte della loro vita, grande parte della loro vita è dedicata alla pallavolo, e la domenica giocano male, non si divertono e perdono. I primi a soffrire sono loro. E in questo gruppo non ci sono menefreghisti o mercenari, è un gruppo appassionato di pallavolo, quindi i primi a stare male sono loro e vanno accompagnati, non aiutati, vanno accompagnati. In questo momento c'è da ritrovare sicurezza, serenità e anche qualche cosa di tecnico, qualche cosa di organizzatore di gioco, di organizzazione di gioco. Quindi non è semplice, io lo sapevo, cioè io lo so, 3 partite perse, c'è il cambio dell'allenatore, tutti vorrebbero, tutti, ma io vi ho detto, sono il primo che vuole andare a Mondovì e vincere la partita. Vincere, non importa giocare bene, giocare male, voglio vedere la squadra che gioca e vincere. Lorenzo Bullo. Sì, coach, io le volevo chiedere un'impressione, un'idea, insomma, che si è fatto sulla squadra, se sono necessari degli interventi sul mercato e in che punti della squadra, in che ruoli, dov'è che vede la squadra un po' più debole, un po' più indietro da un punto di vista tecnico. Ma allora, al momento attuale è chiaro che stiamo cercando dei rinforzi. Cioè, Kuznetsov arriverà, quindi è il primo rinforzo. Simone Parodi è qui perché è stato individuato come possibile aiuto alla squadra. Sicuramente ci sono delle cose che questa squadra ha fatto malissimo in queste 3 partite. Mi riferisco al muro, alla difesa, alla ricostruzione. Ci sono giocatori che devono ritrovare assolutamente la serenità. Io ho giocato l'anno scorso contro Mattei. Mattei era un giocatore da 15 punti a partita, 12-15 punti a partita, batteva in salto. Domenica ha fatto 0 punti, quindi i conti non tornano. Gli ho espresso oggi massima fiducia, perché gli ho anche detto per scherzo: ma come? Quando giocavo io contro di te e mi rompevi le scatole, adesso è il momento che non me le rompi più, perché giochi bene e giochi bene contro le squadre avversarie. Quindi da recuperare completamente. Ci sono giocatori che hanno fatto bene alcune cose in una partita, bene altre cose in un'altra partita, e quindi tutto deve andare a regime. Ognuno deve giocare al proprio 100%, con i propri pregi, i propri difetti, e poi valuteremo, ripeto, quando saremo a regime. In questo momento, con questi effettivi, perché Kuznetsov non è ancora arrivato, Parodi è ancora non pronto, quindi con questi effettivi andiamo a regime e poi valuteremo.
Ringraziamo il coach, ringraziamo ovviamente i giornalisti che sono intervenuti, anche Emanuele e Giorgi che abbiamo perso durante la conferenza. Ringraziamo anche i tifosi, Cuori Bianco-Blu, che coach le avevano lasciato qualche domanda, ma la riprenderemo in futuro. Quindi direi di chiudere qui la conferenza. Grazie ancora a tutti. Buona serata, l'appuntamento è appunto per domenica contro Mondovì per questa trasferta, la prima con coach Montagnani. Grazie a tutti. Grazie, buonasera a tutti. Ciao a tutti. Grazie. Ciao a tutti.